L'argomento della lezione di oggi sono due. Ultimo caso, studio riguardante il funzionamento del generatore sincrono su rete di potenza prevalente a carico costante. Successivamente iniziamo a trattare alcuni casi notevoli di transitorio della macchina sincrona. Ok. Allora, prima di tutto, generatore sincrono su rete di potenza prevalente. Iniziamo a vedere le curve a potenza costante. Ok, allora ci riferiamo, dobbiamo vedere cosa succede quando il generatore sincrono è collegato a una rete di potenza prevalente, significa tensione costante. Sulla rete sono presenti molti generatori di potenza molto superiore a quello che stiamo collegando in parallelo rete, tanto da poter supporre che la tensione ai morsetti del generatore sia costante. Vediamo cosa succede quando la potenza richiesta dalla rete, erogata in rete, è costante. Ok? Ci riferiamo per questo alla classica circuito equivalente di Bene-Eschenburg con il relativo diagramma fasoriale. Cioè partiamo dalla tensione V, ci sarà una certa corrente I sfasata in ritardo di Φ rispetto a V. Abbiamo una caduta resistiva RI, una caduta sulla reattanza di dispersione JX/S per I e risultante sarà E con 0 che è sfasato di delta rispetto dell'angolo di carico rispetto alla tensione V. Anzi, questa V la mettiamo dall'altro lato così non accavalliamo i sintomi. Quando siamo a potenza costante, potenza erogata costante significa potenza elettrica attiva costante, cioè radical 3 VI coseno di Φ. Oppure se ragioniamo in termini di grandezze di fase, 3 VI coseno Φ, ricordandoci che la V è la V di fase. A questo punto, su rete di potenza prevalente, questa quantità è costante, per cui anche al variare della potenza attiva erogata, avremo che la quantità I coseno di Φ sarà costante. Ma I coseno di Φ è la proiezione su V preso a riferimento del vettore I. A questo punto significa che l'estremità del vettore I si muove su questa retta. Ok? L'estremo del vettore I si muove su una retta ortogonale a V e la cui ampiezza rappresenta nella dovuta scala la potenza attiva trasmessa al carico. Ora, trascuriamo anche per semplicità, a noi interessa capire cosa succede, non interessa entrare nel dettaglio, perché tanto ci si entra nel dettaglio tranquillamente adoperando l'equazione scritta in termini di numeri complessi, quindi non ci interessa in questo stadio entrare nel dettaglio, ma principalmente capire il fenomeno che avviene. A questo punto, per semplicità, trascuriamo la resistenza I.
se trascuro la caduta resistiva I, RI, il diagramma fasoriale si semplifica nella seguente maniera: V, la corrente I, J x con s per i ed e con z. Vabbè? Con l'estremo di i che viaggia su questa retta. Cosa succede? Se la corrente i aumenta, il modulo della corrente I aumenta, avremo un nuovo vettore I per i maggiore del precedente e un nuovo valore di e con z. Ok, quindi per ogni valore di i ci sarà un relativo valore di jx con s per i ortogonale alla corrente i e si costruirà un nuovo valore di e con z. Attenzione che avendo trascurato la resistenza R abbiamo la caduta resistiva R per I, abbiamo che la potenza in ingresso è uguale alla potenza in uscita, ok? Quindi la potenza meccanica in ingresso sarà 3 pi fratto omega, scusate, 3 per V e con 0 fratto x con s per il seno di delta. Ok? Ve lo ricordate? Questo ve lo dovreste ricordare perché vi ricordate sicuramente che abbiamo detto che il momento della coppia elettromagnetica era 3 pi fratto omega v e con 0 fratto x con s per il seno di delta. Ok? A questo punto, moltiplicando per la velocità, la coppia per la velocità, che è omega fratto p, si ottiene questa espressione per la potenza meccanica in ingresso. Se abbiamo supposto che le cadute resistive siano piccole e di trascurare le perdite del ferro, la potenza elettrica in uscita e la potenza meccanica in ingresso risultano essere uguali, ok? E se non lo sono, per grandi generatori sincroni sicuramente sono molto simili. A questo punto che significa? Significa che anche qui ci sono delle grandezze costanti se ragioniamo a frequenza costante, e con 0 sen delta si mantiene costante, ma e con 0 sen delta è la proiezione sulla retta ortogonale a V della e con 0. Con 0 sen delta è questo segmento che vi traccio in blu, ok? Perché questo qua è l'angolo di carico delta. Questo qui è con 0 sen delta. Dire che con 0 sen delta si mantiene durante queste fasi costante significa dire che l'estremo di e con 0 può soltanto giacere sulla retta che vi sto tracciando in blu. Quindi, mentre l'estremo di I si sposta sulla retta tratteggiata bianca, l'estremo di E con 0 si sposta sulla retta tratteggiata in blu. Okay? L'estremo di E con 0 deve stare per forza sulla retta che vi ho tracciato in blu. Bene? In corrispondenza della corrente I. Siamo? Ok.
queste curve che dobbiamo tracciare sono curve che ci dicono, in queste condizioni di funzionamento, cioè in cui la potenza attiva sia costante, il valore di corrente che abbiamo in conseguenza di un dato valore della tensione E con zero. Ok? Allora, mettiamoci in una certa condizione di potenza attiva, significa una certa retta dove giace l'estremo della I e una certa retta dove giace l'estremo della I con 0. E vediamo cosa succede. Questo significa fissare un determinato valore della potenza attiva, okay? Sia della potenza meccanica sia della potenza elettrica. Ok, allora vediamo che la I può viaggiare sia in anticipo rispetto alla V, quindi possiamo prendere carichi capacitivi, sia in ritardo rispetto alla V. Okay? In conseguenza avremo un determinato valore di E con 0. Vediamo se la I è in anticipo rispetto alla tensione V, che faccia avrà il diagramma, giusto per chiarezza. Allora, prendiamo una I e la mettiamo in anticipo. J x con S per I dovrà essere ortogonale a questo vettore. Questa è la retta a potenza costante. Jx con S per I sarà E con 0, che dovrà stare sulla retta blu, sarà qui, e potremo così costruire ok il diagramma, scusatemi, questo è Jx con S per I, questo è E con 0. Okay? E potremo così costruire il diagramma. Man mano che la retta si sposta in anticipo, ci anticipa anche la I con 0. Okay? Fino a quando? Beh, il massimo valore di E con 0 che possiamo raggiungere è 90 gradi, qua abbiamo la coppia massima. Okay? Perché il massimo sen delta si ottiene per un delta pari a 90 gradi. Okay? Quindi qua siamo al limite di stabilità, cioè oltre quella quantità non c'è coppia che la macchina possa dare. Okay? Quindi il punto da cui partiamo, da cui parte il diagramma, è sicuramente quello in cui E con 0 è minimo, delta è 90 gradi e I ha un certo valore sulla retta. Okay? Ed è molto elevato. Quindi la curva parte da un valore che è il limite di stabilità, delta uguale a 90 gradi, E con 0 è il minimo che può essere, cioè quello a 90 gradi rispetto alla V. Dopodiché, man mano che E con 0 aumenta, la I si sposta sulla retta e diminuisce. Vedete? Riuscite a immaginarlo graficamente, questo vettore I che si sposta su questa retta qui? Se volete ci metto anche le freccette, lo spostiamo di così, e mentre il vettore E con 0 si sposta da questo punto qui, si sposta via via sempre più in alto, quindi E con 0 aumenta, ma aumenta anche, ma diminuisce la I. Ok? Diminuisce la I fino a che punto? Fino a quando la I, a furia di diminuire, mi passa per questo punto qua. Ok? In questo punto qui il carico da ohmico capacitivo è diventato solo ohmico, perché la corrente I mi rimane in fase con la tensione V. Ok? Quindi il diagramma fa così.
po' più, è un po' più arrotondato di come lo stavo disegnando io, il diagramma fa così. Ok? In questo punto, ok? Allora, qui c'è il minimo di Egon 0. Questo è il punto che corrisponde a un carico puramente ohmico, è la corrente più piccola che posso ottenere. Dopodiché, man mano che Egon 0 aumenta, ok? Egon 0 aumenta, mi aumenta anche la corrente I. Ok? Ed Egon 0 assume valori sempre più elevati su questa retta. Ok? Quindi abbiamo tracciato un diagramma per Egon 0 crescente, sempre crescente, a partire dal valore che Egon 0 ha quando delta è 90 gradi, cioè nelle condizioni di limite di stabilità, dopodiché Egon 0 aumenta sempre di più e di Egon 0 e di la corrente di armatura parte da un valore molto elevato, si riduce, arriva a un valore minimo che è quello che compete al valore di resistenza di corrente in parallelo con la V, quindi carico puramente ohmico, e poi dopo riaumenta di nuovo. Quindi la corrente riaumenta di nuovo, assumendo questi valori per carichi capacitivi, questi, diciamo, carichi ohmico-capacitivi, qua c'è il carico soltanto ohmico, e qui abbiamo il carico ohmico-induttivo. Ok? Bene. Se ritraccio il diagramma per valore di potenza più elevato, cosa succede? Abbiamo, aumento la potenza, V, esagero così capiamo meglio, ma allora, iniziamo con una corrente I sempre capacitiva. La E con 0 è la Jx con S è ortogonale alla corrente I. Ok? Sono proprio nelle condizioni di partenza in cui la E con 0 sta a 90 gradi rispetto alla tensione V. Corrente molto elevata, partiamo da 90 gradi, questa volta la corrente sarà più grande perché questa curva si sposta, questa si alza, la curva a potenza, che è indicativa della potenza, dove giace il vettore I è più elevata, a questo punto la corrente sarà più elevata, partiamo da un valore di corrente più elevato, ok? E da un valore di E con 0 più elevato di prima perché anche questa curva si è spostata. Quindi il limite di stabilità lo raggiungiamo in un altro punto. Okay. Dopodiché sempre la stessa cosa. E con 0 si sposta su questa retta tratteggiata blu, corrispondentemente la I si sposta sulla retta tratteggiata rosa. Fino a che non ci sarà un valore di E con 0 che compete alla corrente minima. Questo valore sarà leggermente spostato rispetto a quello di prima. E il punto di minimo è sempre corrispondente a carico ohmico. E sempre di qui ci sono carichi ohmico capacitivi e di qui ci sono carichi ohmico induttivi. Poi c'è un caso notevole. È un caso degenere, è un caso deforme, è quello in cui alla macchina venga richiesta potenza attiva completamente nulla, cioè alla macchina viene richiesta soltanto potenza reattiva.
Piccola notazione, se questa è i coseno di phi e si mantiene costante, questa quantità è i seno di phi, quindi mi rappresenta la potenza reattiva a tensione costante. Quindi da questo lato qua abbiamo potenza reattiva capacitiva, da quest'altro lato qui potenza reattiva induttiva, che stiamo fornendo al carico. Okay? Quindi noi di qui stiamo fornendo potenza reattiva induttiva, di qui stiamo fornendo potenza reattiva capacitiva. Significa che la macchina di qui sta assorbendo potenza reattiva capacitiva negativa, cioè in questa zona qua si sta comportando come un condensatore. Sta fornendo potenza reattiva induttiva, sta assorbendo potenza, è l'equivalente di dire sta assorbendo potenza reattiva capacitiva, cioè in questa zona qua sta funzionando come condensatore. Ok, la stessa cosa la vediamo ancora di più quando diciamo al generatore sincrono di non funzionare come erogatore di potenza attiva, ma io ti dico eroga potenza attiva nulla. Significa dire questa retta la schiaccio sull'origine, ok? E qui sopra deve giacere per forza l'estremo del vettore corrente I. Ok? Ma se l'estremo del vettore corrente I giace qua sopra, significa che per un valore di corrente I che sta qua, Jx con S per I è ortogonale a questo segmento e quindi Jx con S per I starà qui sopra. E a questo punto E con 0, scusate l'ho fatto sempre in blu, E con 0 è parallelo a V, delta è uguale a 0 perché delta è angolo di carico nullo, ma la potenza attiva che stiamo dando al carico è nulla, quindi la E con 0 deve giacere qui sopra. Possiamo partire da un valore di E con 0 uguale a 0 quando siamo in condizioni di cortocircuito, quindi qua abbiamo la corrente di cortocircuito, dopodiché E con 0 aumenta e la corrente diminuisce fino a che arrivato, la corrente diminuisce sempre fino a che arriva in questo punto qui, e in questo punto qui E con 0 è pari a V, ok? E con 0 è pari a V e la corrente è nulla. Quindi arriviamo in questo punto qui, in cui qua abbiamo la V, corrente nulla, e dopodiché la corrente riaumenta sempre mantenendosi sulla stessa retta, questa quantità qui si ribalta, inizia a crescere e la E con 0 aumenta, ed aumentano tutte e due linearmente perché aumentano proporzionalmente, perché I con 0 la corrente di armatura aumenta e la Jx con S per I aumenta proporzionalmente alla corrente di armatura, e quindi la E con 0 cresce proporzionalmente alla corrente di armatura. Quindi a questo punto qua in poi il diagramma diventa una retta. Quindi per lavorare erogando potenza capacitiva E con 0 è inferiore a V, per lavorare da generatore erogando potenza reattiva E con 0
è maggiore della tensione V. Okay? Se uniamo tutti i punti, diciamo, relativi al carico ohmico, ci accorgiamo che i punti relativi al carico puramente ohmico, cioè relativi a erogazione di potenza puramente ohmica, stanno su una curva che non è perfettamente ortogonale, ma è leggermente spostata. Okay? Queste si chiamano curve a V, curve a V del generatore sinico. Perché a V? Perché si vede direttamente da come sono. Ok, terminato lo studio a regime delle macchine sincrone, affrontiamo alcuni casi di transitori notevoli e, diciamo, nella fattispecie ve ne farò studiare tre, perché sono dei casi piuttosto importanti anche dal punto di vista della progettazione dei sistemi elettrici, della progettazione delle protezioni. Quando uno si trova una rete con dei generatori sincroni deve sapere, diciamo, alcune grandezze con cui ha a che fare, a che cosa corrispondono. E sono tre casi notevoli che studiamo con alcune semplificazioni, perché a noi interessa capire il fatto fisico che c'è dietro, non la matematica della cosa, ma ci interessa capire il fatto, comprendere cosa accade fisicamente durante questi transitori e perché la macchina durante questi transitori si comporta in questa maniera. I primi due transitori che vi mostrerò vanno sotto la dicitura di transitorio lento e transitorio veloce. Perché? Perché i fenomeni che entrano in gioco durante i transitori delle macchine sincrone sono guidati dalle costanti di tempo tipiche della macchina sincrona. E queste costanti di tempo possono essere costanti di tempo meccaniche dovute all'inerzia, okay, dovute all'integrazione delle equazioni da Lambert sostanzialmente, e fenomeni invece guidati dalla costante di tempo elettrica. Okay? Ci sono costanti di tempo elettriche che invece, diciamo, indirizzano fortemente il fenomeno. A questo punto il transitorio lento è un transitorio in cui le costanti di tempo che governano il fenomeno che si verifica sono essenzialmente le costanti di tempo meccaniche, cioè quelle un po' più lente. Okay? Per far questo, per studiare questo transitorio, noi adopereremo una finestra temporale parecchio larga, così larga che in ogni punto, in ogni istante di tempo, possiamo immaginare che le grandezze elettriche si siano assestate al valore, già assestate al valore di regime. Okay? È un po' quello che si fa nelle trasformazioni termodinamiche quando si trattano dei casi quasi statici. Okay? I casi quasi statici sono delle fotografie in cui voi vedete diciamo, la situazione nel suo svolgersi come una successione di stati stazionari, di infiniti stati stazionari. Ok? D'accordo? Come se vedeste, diciamo, un atleta in movimento fotografato in certi istanti e, diciamo, lo vedete come se fosse sempre nella posizione di stabilità. Ok? Lo fotografate sempre nella posizione in cui non cade, okay? Eliminando quegli istanti in cui, se vedete l'atleta, quello sta per cadere. Bene? Ok, quindi il transitorio lungo è un transitorio governato essenzialmente dalle costanti di tempo meccaniche ed ha un'evoluzione così lunga nel tempo, tanto che noi dobbiamo utilizzare una finestra temporale per studiarla molto ampia, così ampia da poter trascurare i fenomeni elettrici che ci capitano, perché questi fenomeni elettrici possiamo immaginare che siano già estinti nel tempo a causa delle rapide costanti di tempo e
tanto da poter ritenere che le grandezze elettriche in tutto il tempo di osservazione siano sempre a regime. Bene? Poi vi sarà un po' più chiaro quando lo svolgiamo, perché è più difficile a dirsi che a farsi. Il transitorio veloce, viceversa, avviene in in un tempo, viene studiato in un tempo così rapido, in una finestra temporale così piccola, tanto che lì possiamo immaginare che in quella finestra temporale in cui lo andiamo a studiare, invece, la velocità del generatore sincrono non abbia avuto il tempo di variare. Okay? Lì la velocità del sincrono non sia variata. Bene. Il transitorio lento è quello conseguente a brusca inserzione di carico all'asse del motore, all'asse, scusami, del generatore. Ok, lo vediamo sempre lato del generatore, perché diciamo il sincrono adoperato così si usa principalmente come generatore. Ok, quindi transitorio conseguente a brusca inserzione di carico. O meglio, conseguente a brusca inserzione di coppia all'asse del generatore sincrono, è più corretto, conseguente a un brusca gradino di coppia. Okay. Esempio, ho un generatore sincrono in una centrale elettrica e aumento la coppia motrice perché voglio che il generatore sincrono eroghi più potente. A questo punto io aumento la coppia motrice. Quindi questo è il transitorio conseguente alla brusca variazione di coppia motrice all'asse del generatore sincrono. Ok? Lo studiamo come un transitorio lento, quello che si innesca è un transitorio lento, e quindi per questo transitorio facciamo l'ipotesi che in ogni istante le grandezze elettriche abbiano raggiunto il loro valore di regime. Okay? Se le grandezze elettriche sono a regime, allora per studiare questo transitorio, così come tutti i transitori, dobbiamo adoperare le equazioni del modello dinamico della macchina, ok? Quelle scritte in termini di vettori di spazio. Ok? Però, e quindi dovremmo integrarle, però ci uscirebbe poche considerazioni, perché prendiamo quel modello, lo mettiamo in un software, lo scriviamo in C, lo integriamo con MATLAB o quello che volete voi, ci escono delle grandezze che interpretiamo, e quello che noi, diciamo, riusciamo a considerare, le considerazioni che riusciamo a tirare fuori, sono riferite essenzialmente a quella macchina con quei parametri in quelle condizioni di funzionamento. Non riusciremo a dire nulla di generale. Se invece facciamo questa semplificazione che vi sto per fare, non utilizziamo il modello così com'è, ma una sua semplificazione, e riusciamo a trarre anche qualche considerazione di carattere generale, di carattere più generale. Allora, a questo punto, qual è l'equazione a cui ci riferiamo? Immaginiamo che le grandezze elettriche si facciano i fatti loro e che le correnti siano a regime. A questo punto l'equazione, l'espressione della coppia, del momento della coppia elettromagnetica, resta sempre quella che conosciamo bene. Ok? Questa è l'espressione della coppia elettromagnetica alla quale ci riferiamo, quella più semplice possibile, quella a regime. Perché posso scrivere questa? Perché le grandezze, le correnti, le tensioni e tutto il resto, le tensioni indotte, sono a regime. Ok? Bene? Quindi, cosa ci dice questa espressione qua? Ci dice che in funzione di delta il momento della coppia elettromagnetica è qualcosa
che ha questa forma qui. Bene. C'è un valore massimo che si raggiunge per delta uguale 90 gradi, ci greco mezzi, questo valore è quello che abbiamo chiamato limite di sovraccaricabilità statico. Ok, Tmax è il limite di sovraccaricabilità statico. Ok, è un limite di stabilità, nel senso che la macchina coppie più elevate di questa non le può erogare. Quindi se metto all'asse una coppia di valore più elevato di questo Tmax, ok, il generatore sincrono accelera indefinitamente, perché più di tanto non può erogare. Una coppia più elevata di questa non la può erogare. Questo si chiama limite di sovraccaricabilità statico, cioè se io sovraccarico la macchina, ok, la coppia nominale del motore sarà di qui. Ah, qui questo, scusatemi, questo è funzionamento da motore, ovviamente, e da quest'altro lato funzionamento da generatore. Delta positivo, delta negativo, abbiamo detto E che segue V, E che precede V. Beh. Allora, significa dire che, immaginate funzionamento da motore, poi parliamo del funzionamento da generatore. Se io carico la macchina, immaginiamo che questo sia il valore della coppia nominale. Carico la macchina, arrivo alla coppia nominale, delta aumenta, continuo a caricare la macchina, la coppia aumenta al di sopra del valore nominale, analogamente a quello che succedeva con la sincrono. Lì avevate coppia nominale e coppia di rovesciamento. Okay? Qui posso, anche qui posso sovraccaricare la macchina, arrivo a questo valore qua, dopodiché il momento resistente non può superare questo valore qui, perché altrimenti la macchina frena e, diciamo, perde il passo e frena. D'accordo? Se frena a frequenza costante, okay, significa che non ho più quella condizione sulla coppia di cui abbiamo parlato quando abbiamo visto il modello, cioè non ho più il sincronismo tra l'asse dell'albero del motore e il campo rotante. Okay. Non avendo più il sincronismo, la macchina si sgancia e non produce più coppia costante, ma produce una coppia alternativa e quindi non riesce più a rammarare. Stessa cosa anche qui, anche dal generatore io posso farmi produrre sempre più potenza fino ad arrivare al valore massimo della coppia, dopodiché io col motore primo non posso andare su una coppia superiore a questa massima, che sarà sempre Tmax però negativa, superiore a questa coppia non riuscirò ad andare più, perché se vado a coppia superiore a quella la macchina accelera, perché la coppia motrice è superiore alla coppia resistente, si genera una J di omega R su dt, quindi si genera un'accelerazione, la omega R va a un valore ipersincrono e quindi la macchina non produce più coppia costante, non è più in grado di produrre una coppia costante nel tempo, ma una coppia alternativa, e quindi la macchina accelera, il tutto accelera. Ci siete su questo? Questa qui tuttavia si chiama limite di sovraccaricabilità statico. Perché? Perché è quello che io posso raggiungere se aumento piano piano la coppia resistente o la coppia motrice, cioè se lo faccio con una rampa
molto molto lenta. Ok? Vedremo adesso che se noi viceversa raggiungiamo, aumentiamo bruscamente la coppia o resistente nel caso del motore o la coppia motrice nel caso del generatore, se la aumentiamo bruscamente a gradino, noi a questo valore non ci possiamo avvicinare, okay? Non lo riusciamo a raggiungere. Cioè esiste un altro limite di sovraccaricabilità che avviene quando io la coppia la vario con un gradino. Cioè se la vario bruscamente io non riesco ad arrivare a questo valore di sovraccaricabilità che raggiungo soltanto staticamente aumentando la coppia con una lampada. Bene. Bene. Ok. Allora, ragioniamo sulla macchina in funzionamento da generatore. Ok? Per comodità nostra io dovrei lavorare con delta uguale con delta negativo, per valori di delta negativi, e dovrei scrivere l'equazione da Lambert: momento motore più momento resistente è uguale a J d omega con R su dt, ok? Dove J è il momento di inerzia. Per il momento non mettiamo cause smorzanti, perché poi dopo vedremo l'effetto delle cause smorzanti. A questo punto, se io scrivessi nella espressione del momento resistente, questa volta perché parliamo di generatore sincrono, okay. Se scrivessi nell'espressione del momento resistente questa qui, dovrei riferirmi a delta negativi, ok? Se però scrivo delta come meno valore assoluto di delta, o meglio, mi riferisco a un delta positivo se scrivo l'equazione in termini delta primo uguale meno delta, ok? Quindi è un delta positivo nel funzionamento da generatore, cioè positivo se la E con 0 anticipa la Q. Bene, io questa espressione di coppia me la posso scrivere come momento della coppia resistente è uguale a 3 a meno 3P fratto omega V E con 0 fratto X con S per il seno di delta primo. Ok? Non ho cambiato nulla, ho fatto solo un'operazione matematica. Ma che corrisponde questa operazione matematica? Corrisponde a cambiare il verso positivo dei delta, cioè delta è positivo quando la E con 0 anticipa rispetto alla V. Bene. Okay. E queste sono tutte le coppie agenti sul giunto tra il generatore sincrono e il motore primo. Quindi tutte le coppie agenti, ce n'è una diciamo negativa quando delta è positivo e mi trovo. Okay. Ci siete? Domande? Ci siete tutti? Domande? Più o meno? Ok. Allora, a questo punto vediamo che cosa succede in questo caso. Allora, mettiamoci nella condizione peggiore. Qual è la condizione peggiore? La condizione peggiore è quella in cui la macchina sincrona sta funzionando a vuoto. Bene. Cioè non c'è carico e la velocità di rotazione è quella di sincronismo. Omega R è uguale a omega fratto P e
inizialmente nullo, nulla, la coppia all'asse sia inizialmente nulla. Per analizzare il worst case, noi diciamo all'istante T0 uguale 0 succede una perturbazione all'asse della macchina, cioè il generatore, sempre connesso sul rete di potenza prevalente, ha un picco, ha un gradino, subisce un gradino di coppia motrice. Cioè la coppia motrice all'istante T0 uguale 0 passa da 0 a un valore, a un determinato valore. Questa è la coppia motrice all'asse del generatore. Che succede? Succede che all'infinito, dopo un tempo indefinitamente lungo, si raggiunge un equilibrio tra coppia motrice e coppia resistente, ok? In cui la coppia motrice è uguale a un certo valore della coppia resistente, quindi quando il transitorio si sarà estinto, omega r d omega r su dt è nullo, accelerazione nulla, e quindi mi devo portare dopo un tempo indefinitamente lungo nelle condizioni in cui la coppia motrice sarà uguale a un determinato valore della coppia resistente. Ce lo scriviamo così: la coppia motrice è uguale a più 3P fratto omega V è con 0 fratto X con S per un seno di delta primo L. Quindi all'infinito la coppia motrice avrà questo valore qui, sarà uguale alla coppia resistente e sarà uguale a questa quantità qui. Coppia motrice più coppia resistente è uguale a 0 perché omega è fermo. Se alla coppia resistente metto questa espressione, avrò che all'infinito la coppia motrice, che è pari a questo valore costante, sarà uguale alla coppia resistente, alla coppia del generatore. Beh, questo è facile, il problema è capire nel mezzo tra questa condizione e quest'altra cosa c'è, cosa avviene, ok? Questa è una condizione di regime iniziale, in questa condizione iniziale corrente non c'era e quindi V ed è con 0 sono paralleli, ok? E sono anche uguali, non c'è corrente. Nella condizione di regime abbiamo una certa relazione tra V ed è con 0 in cui delta è uguale a delta con L. Cosa succede in mezzo tra queste due condizioni estreme? Beh, dobbiamo analizzare precisamente cosa avviene. Ok? E lo facciamo scrivendoci l'equazione differenziale, o meglio, sì, l'equazione differenziale che viene fuori dall'espressione della coppia. Ok. Allora, qual è l'equazione differenziale che viene fuori dall'espressione della coppia? È la seguente. T con M più T con R, ma T con R è quell'espressione lì, 3P fratto omega V è con 0 fratto X con S seno di delta primo è uguale a J de omega R su dt. Ma T con M, l'espressione T con M ce l'abbiamo, è quella lì, quindi posso scrivere, posso sostituire e scrivo 3 P fratto omega
V E con 0 fratto x con s per il seno di delta primo con L meno seno di delta primo è uguale a J de omega con R su dt. Equazione differenziale, primo ordine. Ancora in due variabili, dobbiamo ridurle a una variabile, altrimenti non riusciamo a risolvere. Allora vi ricordo che se questa è la V e questa è la E con 0, noi che abbiamo detto? Abbiamo detto che la E con 0 è un, vediamola in termini di vettori di spazio. E con 0 è un vettore di spazio che è solidale al rotore, ok? Perché sta a 90 gradi con il flusso di eccitazione. E quindi questa E con 0 viaggia con la velocità del rotore, omega r. La V, l'abbiamo visto e l'abbiamo scritto, viaggia invece con velocità pari ad omega fratto p, alla velocità di sincronismo. In mezzo tra V ed E c'è questo delta primo che è l'angolo di carico col segno cambiato. Ok? Quindi noi che possiamo scrivere? Guardando questo grafico e riferendolo a un riferimento fisso, in realtà qua non dovrei mettere i fasori, perché i fasori, abbiamo detto, non girano, sono fissi nel tempo, ma sono i vettori di spazio che girano, ok? Però in questo caso ce lo possiamo permettere. A questo punto io che posso scrivere? Posso scrivere che omega r, guardando semplicemente il disegno, omega r, che è la velocità del vettore con 0, è uguale alla omega fratto p, che è la velocità del vettore v, più la derivata dell'angolo delta primo. Ok? Più la derivata rispetto al tempo di delta primo, ma delta primo è elettrico, quindi dell'angolo meccanico relativo a delta primo. Ok? Quindi tra la velocità di sincronismo e la velocità del rotore c'è in mezzo la velocità di variazione dell'angolo di carico. Bene? Ok. A me interessa la derivata di omega r e quindi posso scrivere che d omega r su dt è uguale ad omega fratto p più di omega r su dt è uguale alla derivata di omega fratto p, ma questa è costante, è la velocità di sincronismo, la rete a potenza prevalente, la frequenza è costante, la derivata di questa quantità è nulla. E cosa rimane? Rimane 1 su p per d delta primo su dt. Ci siete? Vi piace? Ecco trovata la relazione tra l'omega r che compare qui e la delta dei due, scusate, dei due, ok? È l'accelerazione dell'angolo delta, sostanzialmente l'omega r. La velocità di omega r è l'accelerazione dell'angolo delta. Bene, mi piace che mi avete corretto, significa che mi state seguendo. Allora, a questo punto io sostituisco in questa equazione qua, cosa diventa? J fratto P dei 2 delta primo su dt quadro, derivata seconda dell'angolo delta primo. Sempre è diventata un'equazione del secondo grado, ok?
equazione di secondo grado, nell'unica variabile delta, equazione di secondo ordine, nell'unica variabile delta primo, ma è un'equazione anche trascendente, nel senso che non è un'equazione lineare della variabile delta primo, ma qui compare il seno di delta primo. Questo purtroppo ci dà fastidio. Significa che noi non lo riusciamo a integrare analiticamente, non abbiamo la soluzione in forma chiusa di questa equazione purtroppo, ma dobbiamo ricorrere a qualche artificio perché noi comunque cosa stia succedendo lo riusciamo a capire. Okay? A noi interessa non tanto avere la soluzione numerica di quello che sta succedendo, ma ci interessa poter fare delle considerazioni di carattere generale su quello che avviene quando accade una perturbazione di quel genere lì. Va bene? Quindi dobbiamo trarre delle conclusioni su questa equazione qui. Lo si fa integrando queste equazioni nel cosiddetto piano delle fasi. Ok? Il piano delle fasi è quello in cui un piano cartesiano in cui una coordinata è delta e una coordinata in cui è la derivata di delta. Ok? Questa equazione ha bisogno, per essere integrata, delle condizioni iniziali. Quali sono le condizioni iniziali? Beh, inizialmente V ed E con 0 erano paralleli e quindi abbiamo che omega R era uguale ad omega fratto P, lo abbiamo già scritto. Questo che significa? Significa che delta è uguale a 0 perché i vettori erano paralleli e d delta su dt, ok? D delta su dt è uguale a 0. Ok? Le due grandezze vanno queste sono le condizioni iniziali, quindi non c'è velocità.